Non cosa... abbiamo bisogno di microfono, sì, sentite no. bene. Penso sì. No. No? Okay. Cosa di meglio di un numero sulla storia culturale per aprire una discussione qui all'interno del nostro centro? Io non ho preparato una mia riflessione, mi riservo di intervenire come voi alla fine della presentazione dei nostri amici e colleghi e forse anche dopo le domande o le osservazioni che speriamo tutti vengano dal pubblico. Darei quindi immediatamente la parola ai presentatori di questo numero, cominciando da Carlotta Sorba. Prego ciascuno di essi di limitarsi a un massimo di 20 minuti, in modo da dare poi uno spazio per le risposte degli autori e per una discussione. Carlotta. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, come preludio alla nostra assemblea del centro, avevamo pensato inizialmente ad una lectio magistralis, per esempio di Filippo Arrie, che è il curatore di un volume recente anche tradotto grazie ad Alessandro Arcangeli in italiano sulla storiografia, sulla storia culturale a livello internazionale. Oppure avevamo pensato anche di intercettare Peter Burke in viaggio in Italia. Insomma, c'erano state tante ipotesi, e poi invece il programma è cambiato con l'uscita di questo numero di Memoria e Ricerca dedicato appunto alla storia culturale. Il titolo preciso è La storia culturale, parabole di un approccio critico al passato, che c'è appunto questa uscita ci è passata un'occasione più interessante, più rilevante di discussione, anche come sintomo di un cambiamento non piccolo rispetto alla precedente assemblea, rispetto al momento costitutivo del nostro centro. Era il marzo del 2009 e in quell'inaugurazione, appunto, in quel momento, la stessa definizione di storia culturale era stata messa in discussione, insomma non era utilizzata in italiano. E c'erano state molte, anche delle polemiche, insomma, chi c'era certamente si ricorderà, sulla definizione stessa. Allora, il fatto che invece una rivista di storia contemporanea, non di storia moderna, di storia medievale, dedicasse un numero monografico appunto a questo tema, è un'occasione anche di, diciamo pure, di allineamento con il panorama internazionale degli studi, dove invece il termine storia culturale è ampiamente utilizzato fin dai primi anni 90. Allora, prendendo in mano questo numero, leggendo i vari saggi, vi confesso che subito sono stata presa da due sensazioni del tutto opposte, direi un finalmente e un infine. Cioè, da un lato un finalmente, cioè la sensazione, così come dire, di sollievo, da dire finalmente un passo avanti, appunto anche una rivista italiana di storia contemporanea fa una cosa di questo tipo. Dall'altro un infine, nel senso che, beh, insomma, è abbastanza incredibile che bisognasse arrivare al 2012 perché si trovasse, appunto, accadesse una cosa di questo tipo. Quindi un numero monografico che parla dei diversi percorsi di un approccio al passato che si chiama storia, che si definisce ormai anche in Italia abbastanza comunemente storia culturale, che parli dei suoi autori teorici di riferimento e che parli anche dei diversi terreni battuti. Allora, comincio, visto che non tutti penso avranno letto il numero, con due parole proprio sulla struttura di questo numero monografico. Tre curatori che sono oggi presenti, sei autori, quindi i tre curatori più altri tre, per altrettanti saggi che sono dedicati a prospettive diverse. Dopo una breve introduzione, un saggio, diciamo, più di definizione della storia culturale di Alessandro Arcangeli, un saggio di, lo dico appunto per chi non l'ha, chi non,
chi non l'ha letto, Storici e semiotici, su il rapporto fra storia e semiotica di Antonella Salomoni, un saggio sul Sabbatical Studies di Marianna Scarfone, un saggio su la storia culturale del politico di Catherine Briss, infine Petri, diciamo il prisma della storia dei sentimenti per indagare su potenzialità e limiti della storia culturale, e Luigi Tommasini su la fotografia e gli studi visuali e i linguistic term. Allora, il fuoco complessivo del numero, voglio dirlo subito, non è sull'Italia. In parte fa eccezione il saggio di Tommasini, che invece è una rassegna, devo dire, molto interessante, da cui ho imparato, ho segnato anche tanti elementi di bibliografia che non conoscevo, sulle linee di sviluppo propriamente italiane nel rapporto appunto fra studi storici e fotografia. Briss privilegia uno sguardo sulla Francia, anche se non è esclusivamente sulla Francia, ma in complesso, diciamo, sulla rassegna di studi prevale un'ottica diversa nel numero, cioè prevale una dimensione teorico-metodologica e quindi uno sguardo, direi, internazionale, anche se i curatori tendono a dire, nella loro introduzione, di voler coprire anche la dimensione, come dire, applicativa, no? E quindi più rassegna di studi, ma questa parte, a mio modo di vedere, rimane meno sviluppata. È una dimensione teorica questa di cui si parla, che fa riferimento sia ad una serie di autori classici della teoria culturale, sia anche ad autori e prospettive meno consuete, e penso soprattutto al saggio di Salomoni sulla semiotica e quindi su autori come Lotman e Uspensky. Certo, questa presenza abbastanza forte della dimensione teorica si ricollega probabilmente anche alla questione che dicevo prima, cioè al ritardo da recuperare, nel senso che si trattava anche di recuperare dei passaggi, no? Ed era quasi inevitabile esplicitarli, quindi riflettere su questi passaggi che non erano ancora stati molto sviluppati sulle riviste italiane. In ogni caso, come vi dicevo, una letteratura anche internazionale molto ampia e articolata, da cui ho imparato parecchio. Piuttosto chiara e anche comune la periodizzazione, nel senso che la periodizzazione complessiva è, diciamo, da una parte la svolta degli anni 70 e 80, cioè come nasce la prospettiva della storia culturale in quegli anni, e poi invece quello che Arcangeli chiama l'età d'oro della storia culturale, cioè i due decenni 1990-2010, naturalmente con uno sguardo fortemente internazionale, non nazionale, cioè lui dice appunto sono in questi due decenni che ritroviamo un grande sviluppo a livello internazionale di studi di storia culturale. Quindi, insomma, un passo avanti consistente, quindi alla fine, come dire, nella mia sensazione iniziale prevale il finalmente sull'infine, sia, come dicevo, in termini di allineamento al dibattito internazionale, sia anche in termini di superamento di certe prospettive, come dire, strettamente italiche e molto provinciali, oltre che fazionali, di intendere il problema. E qui di nuovo mi ricordo l'assemblea costitutiva del centro, e penso che di nuovo alcuni di voi lo ricorderanno, quando c'era stata una forte, come dire, personalizzazione, no? Anche della storia culturale, da parte in particolare di Mario Isnenghi, nella persona appunto di Alberto Banti, che qui con noi, cioè, come dire, no? L'aggettivo bantiano sostituiva l'aggettivo culturale. Allora, tutto questo appunto è del tutto superato in questo volume. Ecco, ciò detto, sulla struttura vorrei invece entrare
di più su alcuni punti che mi sembrano emergere appunto nei vari saggi e che credo meritino attenzione. Naturalmente non mi soffermo sui singoli saggi, sarebbe troppo lungo e non ne ho il tempo, vorrei piuttosto individuare tre punti. Il primo si ricollega alle cose che stavo dicendo, e cioè nel volume mi pare si prenda atto che la lettura della storia culturale in termini di, passatemelo, di minaccia al sapere storiografico è stata ampiamente sorpassata e si va oltre. Di nuovo, ma per l'ultima volta vi assicuro, ricordo quella assemblea costitutiva dove Paolo Capuzzo, un'altra persona appunto che è qua oggi, diceva che gli era sembrato che in quella giornata in cui tutti appunto parlavano di storia culturale, gli sembrava una specie di giornata dell'orgoglio culturalista. Anche questa prospettiva, tutto sommato, mi pare sorpassata. Allora, nell'introduzione i curatori scrivono, a questo proposito, di non volersi confrontare direttamente con le molte obiezioni fatte negli anni alla storia culturale, con le letture in termini di disfattismo, cito dal testo, di messa in discussione radicale della pratica storica, di relativismo culturale. E non si soffermano nemmeno, meno male, sulla questione dello statuto di verità o della dialettica, diciamo, verità-finzione, che invece ha segnato a lungo, in modo anche talvolta fuorviante, il dibattito sulla storia culturale. E tuttavia però, nonostante appunto dicano tutto ciò, si misurano indirettamente con queste, a mio modo di vedere, insomma, anche intorno a due temi caldi delle obiezioni, diciamo, che sono state fatte alla storia culturale, due temi caldi che sono più volte ripresi. Il primo è il rapporto con la politica, e non intendo il politico come oggetto di studio, ma proprio con la politica, ora mi spiego meglio, che è un tema che solo accennato, solo sotto traccia, ma compare. Il secondo, il rapporto sociale-culturale. E questo secondo mi pare essere un elemento che ritroviamo come in quasi tutti i saggi presenti nel numero. Allora, torno sulla questione della politica. Nell'introduzione i curatori accennano, fanno solo un accenno, ma non so, forse perché ero sensibile, l'ho colto come importante, ad un punto poco dichiarato, mi pare, fino ad ora, e che meriterebbe in effetti una riflessione supplementare, cioè il fatto che molte delle critiche che sono state rivolte alla storia culturale sono venute da chi ha pensato che un approccio critico, è il titolo del numero, un approccio critico al passato, che è tipico della storia culturale, e la tendenza alla decostruzione, che le è propria, condurrebbero ad una sorta di scetticismo radicale, cito nuovamente dalla... in cui la storia, intesa come, anche come impegno civile, si perderebbe. Per intenderci, la stagione della storia sociale come la stagione della storia dal basso, e quindi dello storico in qualche modo impegnato civilmente, e invece la stagione della storia culturale come una stagione, insomma, di maggior disimpegno, anzi di allontanamento in qualche modo dalla politica. Cito appunto dal cosa scrivono i curatori. In un presente nuovamente segnato dall'impellente desiderio di mito, identità e certezza, la storia culturale fa fatica a inserirsi nelle pratiche semiotiche egemoni. È criticata perché le sue decostruzioni rimarrebbero socialmente e culturalmente sterili,
e neutrali se non disfattiste rispetto alla militanza politica e all'impegno civile. Questo è ciò che dicono appunto i curatori ed è quell'accenno che vi dicevo, rimane un accenno ma lo trovo molto, molto interessante. E quindi ho apprezzato diciamo questo accenno perché a me pare che queste letture che ritroviamo anche in studiosi anche molto autorevoli e molto, molto intelligenti, e questo mi stupisce insomma questo fatto, siano davvero frutto di una miopia o di uno strabismo, a seconda di come lo vogliamo considerare, abbastanza impressionante nel guardare appunto agli studi di storia culturale. E anche di recente, faccio un esempio, perché insomma è inutile girarci intorno, per esempio uno storico di grande intelligenza come Paolo Macri, appunto in una occasione di convegno appunto ha manifestato un atteggiamento molto orientato in questo senso e quindi criticando in qualche modo delle posizioni espresse abbastanza note di Alberto Banti come proprio non era sotto traccia, non era detto, ma trovo che questo fosse molto forte, cioè come non come politicamente disimpegnate, come appunto lontane da un ruolo che invece anche lo storico dovrebbe avere in modo forte. Allora, tutto ciò, non voglio soffermarmi più di tanto, voglio solo, come dire, indicare questo problema. Nel volume non si entra in questa prospettiva, quindi diciamo sull'oggi, ci si entra più nel merito in qualche modo dello studio, e cioè in due saggi, uno è quello di Catherine Briss sul politico, quindi sulle molte innovazioni importanti che la storia culturale ha portato nello studiare la dimensione politica in generale nei suoi linguaggi e nelle sue pratiche, e anche nel saggio di Mariana Scarfone sugli studi subalterni, perché da questa traiettoria viene fuori appunto un quadro degli studi subalterni in cui che passano da un'accezione fortemente militante delle origini ad una più culturalista e post-strutturalista degli anni 90. E come dire, la politicità anche di questa seconda accezione mi sembra sia evidentissima anche nelle parole appunto di Mariana, e semplicemente cambia la prospettiva, diciamo, no? È un modo diverso di e forse anche più profondo in qualche modo di leggere la dimensione politica. Secondo tema, secondo filo che vorrei tenere è il rapporto culturale e sociale. Questo è un filo appunto che non è solo accennato, tutt'altro, è abbastanza presente. E scusate. E qui si entra nel tema sempre un po' difficoltoso della definizione, delle scelte di definizione di che cosa sia storia culturale, sia nella introduzione che nel saggio di Arcangeli. Mi sembra prevalga una definizione in termini di svolta, di tornante, no? Cioè la storia culturale ha rappresentato una svolta piuttosto che l'individuazione di un terreno delimitato, invece il passaggio, un approccio specifico a temi anche tradizionali di studio. Questo è quello che viene espresso. Il saggio iniziale di Arcangeli ha proprio questo compito di definizione appunto del terreno e pone sul tappeto quella che chiama
la madre di tutte le questioni di definizione, cioè appunto il rapporto tra sociale e culturale. Allora sono, devo dire, del tutto d'accordo con Sandro nel ritenere che quello che si profila a livello internazionale, sia nell'insegnamento che nella ricerca, è una sorta di progressiva convergenza tra storia culturale e storia sociale, entrambe peraltro accomunate da uno slancio molto forte verso la ricerca transnazionale o comparativa. Mi spiego meglio, perché in realtà non è con questo che... Sì. Non è esattamente così, cioè quello che succede, mi pare, e che rende sempre più difficile rimarcare le distinzioni precise, è che un approccio di tipo culturale, e quindi un fuoco su significati, simboli, narrazioni, rappresentazioni, permea le ricerche anche sul fronte della dimensione sociale e politica. Cioè sempre più si assiste allo sviluppo di una storia culturale del sociale o di una storia culturale del politico, che è quello di cui parla appunto Briss. Arcangeli cita il caso di una rivista che mi pare particolarmente significativo, perché è la rivista della Social History Society o Association, non ricordo, inglese. E questa rivista nasce nel 2004, si chiama Cultural and Social History, e vi faccio un esempio, sono andata a vedere l'ultimo numero di che cosa parla e mi pare sia abbastanza significativo. 5 saggi, nella parte dei saggi, non nella parte, diciamo, della seconda parte della rivista. 5 saggi in cui si parla di Liverpool e le sue rappresentazioni ottocentesche attraverso la produzione visuale. Secondo saggio, contratti di apprendistato a Londra nel 600 dal punto di vista di genere, quindi le richieste contrattuali e le diverse narrative di genere nei momenti di conflittualità sul lavoro. Terzo saggio, pratiche di investigazione di fine secolo a Londra, significato sociale e culturale dei nuovi mezzi investigativi intorno al caso di Jack lo squartatore. Di nuovo, comunità cinese a Cuba, si mette in crisi l'idea dell'isolamento culturale, insomma lo stereotipo dell'isolamento culturale dei cinesi in un caso, appunto, in una città specifica. Ultimo saggio, l'identità narrativa, secondo Ricoeur, e il rapporto tra storia, memoria e oblio nel caso specifico del racconto di un testimone. Insomma, mi pare che sia molto chiara la penetrazione di un punto di vista culturale, molto, molto significativamente culturale, in terreni che anche solo 10 anni fa invece erano davvero molto distanti. Questo è un po' un dato di fatto, no? Quindi, come dire, almeno dal punto di vista internazionale. La questione italiana è probabilmente un po' diversa e quindi, come dire, prendiamone atto. Ma nel numero di memoria e ricerca troviamo anche qualcosa di più, cioè troviamo un tentativo di ragionare su questo punto sociale e culturale anche sul piano teorico, metodologico, e lo fa in particolare Salomoni, ma non solo lei, in un testo che mi è parso molto bello, che riprende, storicizza, ma anche mette a fuoco, insomma, un po' meno, ma insomma, le possibili applicazioni delle riflessioni di Lotman e di Uspensky. E vado un po' di corsa perché sono un po' fuori tempo. Mostra come le teorie del segno nate in questa scuola, la scuola appunto di semiotica, una scuola estone, quindi in un luogo periferico e forse per questo anche più libero politicamente e intellettualmente, queste teorie del segno abbiano avuto una disseminazione impressionante nella cultura novecentesca, come siano arrivate anche alla storia, seppure in modo molto indiretto e non per questo meno importante. Salto i passaggi, sia in Lotman
in cui la cultura diviene tutto ciò che riguarda la memoria non ereditaria di una collettività. Sia in Uspensky, in questo testo Historia subspecie semiotica, il lavoro dello storico, dice Salomoni, diviene innanzitutto quello del decifratore di codici e di segni, che sono risolutamente diversi per l'attore storico del periodo e per il ricercatore. Quindi il compito primario dello storico, e cita Uspensky, il compito primario, prima ancora di statuire i fatti per sé, è quello di stabilire che cosa sono stati i fatti per chi ha redatto il documento che sta analizzando. Sapendo che esso, qui è Antonella che parla, sapendo che esso, come ogni altro testo, non riflette tutta la vita da cui emerge, al contrario tralascia immensi strati di realtà. Vado avanti. Bisogna rammentare che per questa scuola, per queste riflessioni, il fatto non è né un concetto né un'idea, è un testo. Esso ha un'incorporazione materiale, reale. È un avvenimento al quale è attribuito un significato. Cosa voglio dire? Che, la riflessione che cerca di proporre appunto Antonella a partire da questa scuola, da questi teorici, da questi pensatori, è una riflessione fortemente incentrata proprio sul rapporto tra sociale e culturale. E quindi sul rapporto tra anche mentale, in qualche modo, e sociale. E la mia impressione è che la definizione complessiva di storia culturale, sto finendo, che emerge dal numero, sia abbastanza legata a questa prospettiva. Tanto è vero che i curatori all'inizio, nell'introduzione, definiscono la storia culturale come un approccio al passato in cui tutte le interazioni umane sono indagate in qualità di processi comunicativi. Rappresentazioni, simboli, linguaggi che portano in sé le tracce delle dinamiche sociali. Insomma, voglio concludere su questo, si mette in rilievo un continuum forte tra sociale e mentale che sarebbe proprio non solo della pratica storiografica attuale, come dicevo prima, ma dei riferimenti teorici stessi della storia culturale, una volta che si superino le polemiche e le resistenze più immediate e anche più terra a terra, se vogliamo. Anche il saggio di Petri, e su questo chiudo, che attraverso il prisma appunto della storia delle emozioni, più degli altri saggi, vuole mettere in rilievo proprio i limiti dell'approccio culturale, si sofferma su questo continuum, che indica, anzi, continuum appunto tra sociale e culturale, come una traiettoria scientifica più allargata. Rolf cita altri percorsi disciplinari, non solo quello storico, e cioè cita studi filosofici o studi delle neuroscienze, che in periodi recenti appunto hanno sempre più, si sono indirizzati in questa direzione. Un'ultima citazione per concludere. Non la faccio e vado subito alle conclusioni. Rimane il fatto, e le conclusioni sono queste, sono conclusioni più di maggiore perplessità, rimane il fatto che il terreno, questo terreno appunto del rapporto tra sociale e culturale, rimane un terreno abbastanza minato. E lo vedo proprio nella conclusione del saggio di Petri, su cui vorrei concludere anche il mio breve intervento. È una conclusione che mi ha, da questo punto di vista, un po' disorientato. L'ultima pagina del suo testo, che è intitolata Non di sola cultura, Petri cita Remotti,
e dice questo. Scusate che trovo là il punto giusto, Pare pertanto preferibile quella prospettiva che nel percorso della ricerca storica lascia aperta, e qui cita Remotti, un'uscita dalla cultura verso realtà che in qualche modo la precedono o ne sono a fondamento. Finita la, chiudo citazione. Perché è importante frequentare per uscite e rientri quella porta? Serve, a mio avviso, a preservare una maggiore capacità critica rispetto al fardello di postulati filosofico-normativi che pesa sui fenomeni storici. Allora, perché questa cosa mi ha disorientato? Forse Rolf voleva dire qualcosa che non ho compreso esattamente. Tuttavia, a me pare che tornare a pensare davvero che ci sia una porta, no? Tra la cultura e il reale, che abbia una sua consistenza, che sia appunto qualcosa da passare, di qua e di là, qualcosa che preceda, sia un passo indietro in un certo senso, poco compatibile con quanto si sostiene tutto sommato in tutto il numero. Quindi chiudo con questa perplessità e vi ringrazio, vi scuso se sono stata un po' lunga. Sì, grazie Carlotta, del resto hai dato una presentazione un po' generale del numero che mi sembra sia giusta e opportuna, al di là dell'intervento poi su questo, quell'aspetto su cui poi torneremo, perché senz'altro questa introduzione dei curatori ma anche vari saggi si prestano a essere insomma messi in discussione. Mi riferisco ad esempio a quella citazione che tu facevi dall'introduzione, in cui si parla di storia culturale come approccio al passato, allora è la storia culturale del tempo presente dove la mettiamo, quindi ci sono appunto lavori anche recenti su questi aspetti che aprono, come dire, problemi ulteriori e comunque ci invitano a pensare ancora più in largo. Do comunque ora la parola subito a Paolo Capuzzo. Sì. Allora ti chiederei di stare dentro i 20 minuti possibilmente. Sì, d'accordo. Intanto vi ringrazio dell'invito e dell'occasione di confronto con gli autori di questo fascicolo di memoria e ricerca, del quale ho imparato molto, quantomeno, forse meglio detto, ancora mi sono preso tanti appunti, ecco, perché poi il volume, il fascicolo è molto ricco, opportunamente ricco anche di apparati bibliografici e quindi molto utile per muoversi appunto nelle varie direzioni di ricerca che sono anche state presentate in precedenza da Carlotta. Dato appunto il tempo, anch'io ho fatto una scelta simile a quella di Carlotta, cioè cercare di vedere tra contributi che hanno caratteri, interessi, affrontano tematiche anche molto diverse tra loro, seppur ciascuna anche molto, molto ampia e molto ricca, non sarebbe possibile neanche tanto utile entrare nel merito dei singoli contributi, se non per quegli aspetti che mi sembrava potessero rappresentare un filo comune appunto tra i vari contributi. Mi è sembrato di rilevare tra questi caratteri comuni uno anzitutto di tipo programmatico che è già annunciato nella introduzione e che poi viene sviluppato, acquisito un po' da tutti gli contributi, e cioè che cosa si intenda per storia culturale, quantomeno questa distinzione tra una storia culturale che viene definita sulla base degli oggetti, no, che studia,
o la storia culturale, ed è questa mi sembra appunto la vostra prospettiva, come direi metodologia, direi, se non fosse che il termine poi spesso metodologia viene inteso come una sorta di prontuario, non è tanto questo, è il fatto di studiare oggetti anche molto diversi tra loro secondo una determinata ottica e angolatura, per cui si può studiare l'economia facendo storia culturale, la politica e via dicendo. Un secondo aspetto che mi sembra gli autori condividano e che di nuovo segnala, secondo me, una certa distanza, fortunatamente, con quell'occasione che tu ricordavi in precedenza, appunto quel seminario, quell'incontro che già era stato qualche anno fa, e cioè il rapporto fra storia culturale e studi culturali. Fino a qualche anno fa vi era una sorta di, non dico reciproca diffidenza, forse erano più gli storici diffidenti nei confronti degli studi culturali. Nell'ambito degli studi culturali molti ignorano la storia, ecco, quindi era un po' un rapporto difficile da entrambi i lati, seppur con motivazioni diverse. Ecco, mi sembra che gli autori che hanno scritto questo volume non abbiano un problema di principio, ecco, se si eccettua forse una velata punta polemica in un passo dell'introduzione, ma ho dovuto cercarla. Per il resto mi sembra che ciascuno di voi prende da questo contenitore ormai così eterogeneo, pieno di tutto, quello che gli serve, si disinteressa di quello che non gli serve, e mi sembra francamente la modalità più efficace e condivisibile di costruzione di un rapporto. Vengo a un terzo aspetto sul quale invece mi soffermo un po' di più, perché invece non lo so se sicuramente, ecco, è più il modo in cui io l'ho letto che non il fatto che venga esplicitato. E un dato che mi sembra, un elemento che mi sembra di tornare in modi molto diversi, però un po' in tutti i saggi, ha a che fare con il problema del tempo, della temporalità. Ciascuno se lo pone in modi diversi. Arcangeli nella sua introduzione verso nel suo primo contributo, che poi passa appunto in rassegna, come ricordava Carlotta, gli sviluppi della storia culturale degli ultimi 20 anni, proprio nell'ultima parte fa riferimento appunto a questo tema della temporalità, richiamando Coselle, che da un lato, quindi appunto questa articolazione del rapporto fra esperienza e aspettativa e la cesura del Settecento in quanto secolo nel quale si elabora appunto una nuova concezione del tempo che secondo Coselle, che appunto rappresenta una discontinuità radicale rispetto all'epoca precedente, e Hartog, regimi di storicità, vari modi appunto di esperienza del tempo culturalmente determinati, l'odierna invasione del presente, i modi in cui ci articolano appunto le tre dimensioni del tempo in contesti storico-culturali diversi. Del resto questo mi sembra che sia un tema che è alla vostra attenzione. Ho visto il programma appunto di un seminario, convegno che c'è stato a Venezia, no? Sì, che ha organizzato Rolf, esatto, e che era proprio il titolo, adesso mi sfugge, ma era proprio sul futuro del futuro. Ecco, questa attenzione alla temporalità, quindi al rapporto fra tempo e tempo storico, le dimensioni del tempo storico, come queste vengono concepite poi storiografia e storia culturale, mi sembra che ritorni anche negli altri contributi. I Subaltern Studies, Marianna ha adottato insomma un modo appunto per presentare questa esperienza storiografica e culturale, secondo me
molto ben scelto, nel senso ha cercato di mostrare come ci sia una sorta di traduzione, no, culturale dall'originario contesto storico-intellettuale, no, di questi storici dell'India, che appunto fondano questo gruppo sulla base di determinati presupposti appunto intellettuali, e poi il fatto che soprattutto grazie a un'operazione editoriale, che è l'antologia che Edward Said e Gayatri Spivak pubblicano in America di questi lavori, questo filone appunto di ricerca entri nell'ambito così molto variegato degli studi postcoloniali e per molti aspetti cambi di natura, no? Cambia di natura, si globalizza, diciamo, questa categoria del subalterno, viene poi intesa in termini anche molto diversi, fortemente criticata per lo più dagli storici dell'Africa, ha una ripresa in America Latina in termini talvolta anche che lasciano un po' perplessi, di recupero del nativismo, insomma dell'indigenismo, dicendo. E sicuramente però si inserisce all'interno di riferimenti culturali che sono di tipo più spaziale, direi, no? Cioè quel linguaggio, le metafore che sono propri degli studi postcoloniali, tanto che è stata inventata, cioè, è stata individuata un'ulteriore svolta, la svolta spaziale, no? Cioè, all'interno appunto di questo tipo di approcci che ricostruiscono appunto cartografie, utilizzano metafore appunto di tipo geografico e via dicendo. Ecco, questo tipo di spostamento, no, degli studi subalterni da quel contesto storico-intellettuale nei quali sono nati a questo più ampio, diciamo così, calderone degli studi postcoloniali, fa sì che sia anche difficile classificarli. Mi incuriosiva il fatto che facevi riferimento a due testi in uscita, se ho capito bene entrambi, quello di Linant e quello di Peter Burke. Peter Burke è quello già uscito e Linant in preparazione, che inseriscono gli studi subalterni in due categorie diverse. Linant li mette appunto tra i post-colonial studies, quindi è propensa anche a toglierli, diciamo, dalla storia culturale. Burke li mette invece nella tradizione britannica, come sviluppo appunto critico della tradizione britannica, storia del basso. Ecco, io devo dire che convengo più con Burke che con Linant, perché trovo che sia interessante e utile riportare quell'esperienza al suo contesto, insomma, al di là poi di cosa ne sia diventato la sua eredità dentro un altro contesto intellettuale. Era una sorta di storia culturale del politico, della politica, nei termini che Catherine Briss, nel saggio che è qui contenuto, la definisce. Se penso a quello che è il testo insuperato, insomma, di quella stagione di ricerca, il libro di Guha sulle rivolte contadine nell'India coloniale, è un libro classico nei suoi fondamenti teorici, riferimenti concettuali, metodologici. Non fa uso di poststrutturalismo, non ne ha mai fatti, non c'è Derrida, c'è l'antropologia, la linguistica strutturaliste. C'è Gramsci sicuramente, in questa appropriazione di Gramsci che è stata proprio di quell'ambiente intellettuale. C'è Mao, e questo è un elemento secondo me centrale di quell'esperienza intellettuale, che spesso non viene menzionato tra le fonti appunto. In realtà il maoismo, più che il maoismo, proprio anche gli scritti di Mao sui contadini di Hunan della fine degli anni venti sono, diciamo, un punto di riferimento intellettuale fondamentale, no? Cioè quel tipo di revisione appunto del marxismo e del rapporto tra culture contadine e rivoluzione
che anche Gua nel, poi nello studiare appunto queste rivolte contadine tra la fine del Settecento e l'inizio del Novecento riprende. Se noi rimaniamo alla questa originale e originaria elaborazione degli studi subalterni, possiamo anche però vedere come ci sia un rapporto forte e una riflessione forte con la, scusatemi, con la con la temporalità. Non a caso Gua poi dedica uno dei suoi ultimi libri da studioso, perché poi appunto si è dedicato prevalentemente alla composizione di testi poetici, alle lezioni filosofia e la storia di Hegel e ad una lettura del rapporto coloniale come rapporto anche tra temporalità diverse, dove la temporalità dominante, diciamo, riesce a cacciare nel suo proprio passato o addirittura a cacciare fuori dalla storia esperienze appunto altre di alterità. E questo appunto mi sembrava un possibile spunto appunto di lettura dell'esperienza intellettuale di studi subalterni attraverso appunto questa riflessione sui vari regimi appunto della temporalità. Ma la questione della temporalità non può che essere al centro del contributo di Tomassini sulla fotografia, perché appunto ci riprende l'approccio, appunto, il contributo che ha dato Roland Barthes, soprattutto poi anche Georges Didier Huberman sulle sue tracce della fotografia come documento appunto del passato, e quindi con una capacità di esercitare una forza più sul tempo quasi che sulla raffigurazione appunto dell'oggetto, come Tomassini ci spiega appunto. Un'immagine che è appunto al contempo una traccia evocativa del passato, che ha appunto questo valore documentario come traccia reale del passato, ma che al tempo stesso è il frutto di una codifica, un'intenzione appunto di rappresentazione, quindi non ha niente tra virgolette innaturale, questo va da sé, eppure appunto questo rapporto fra tempo ed immagine, di un'immagine che peraltro nega il tempo fermandolo in qualche modo, ma che poi è fonte di memoria, perché nel momento in cui ci si torna sopra appunto porta questa traccia. E lo stesso direi anche per il saggio di Petri su emozioni e sentimenti. Se ho ben interpretato, mi sembra che appunto il problema che pone questo saggio sia non solo il superamento della dicotomia tra razionale e razionale, anima e corpo, via dicendo, no? Ma di andare oltre appunto in questo senso i limiti della storia culturale del sentimento, la culturalizzazione, diciamo così, del sentimento. E vi sono appunto, da questo punto di vista, mi sembra una traccia di ricerca che anche Linant nel suo testo, che è stato tradotto appunto nella collana in qualche modo legata a questo nostro centro, di trovare una giunzione tra l'analisi storica e quella delle neuroscienze appunto, e di superare un approccio secondo il quale appunto la soggettività è semplicemente un prodotto del linguaggio, una cosa che oscurerebbe la corporeità, diciamo così, di questo soggetto. E riferimento a Damasio, anche da questo punto di vista mi sembra che ritorni una questione di tempi diversi, un tempo biologico, un tempo storico, no? Che si intrecciano, un apparato cognitivo, no? Che funziona sia secondo un'operatività di tipo appunto biologico, biologicamente stabile, e dall'altro invece un patrimonio informativo autobiografico, no? Che si infonda invece sul senso storico di un soggetto.
Qua io avrei anche una curiosità, però, perché a un certo punto c'è un riferimento alla psicanalisi, che sono sicuro di non aver colto bene, per questo chiedevo, sul quale appunto, non dico che venga liquidata appunto in poche, ma non viene seguita, diciamo, come traccia per approfondire questi problemi che ti sei posto appunto in questo saggio. E questo un po' mi incuriosiva, perché da un certo punto di vista, da un certo punto di vista è un po' il progetto, forse, no? Questo originario freudiano, no? Non lo so, poi lo chiedo anche a Valerio Marchetti, che è... cioè quello in qualche modo di una... poi c'è stata una culturalizzazione della psicanalisi nel Novecento, no? Però insomma, per Freud questa parte biologica era importante, fondamentale, e il tipo di sapere che elabora è un sapere che non è, che è legato a resistenza, che è legato a transfer, a elementi che sfuggono insomma ad una poi facile definizione di tipo linguistico. E quindi mi chiedevo come mai non, come un altro personaggio che secondo me in questo contesto sarebbe interessante recuperare, anche Gregory Bateson, un autore che nella sociologia anche italiana è stato ripreso meno dagli storici. Una volta ho avuto anche occasione di parlarne con Linante, diceva che anche negli Stati Uniti non è che ci sia mai stata. Beh, questo sarebbe poi... volevo arrivare al saggio di Antonella Salomoni, e per me è stata una lettura che mi ha chiarito molte cose, soprattutto, dicevo prima, diciamo che il saggio possiamo individuarne due parti, una prima parte più storico-intellettuale, cioè appunto questa scuola come si sia costituita, e poi degli sviluppi invece teorici, che sono quelli più importanti, ma volevo appunto invece rimarcare che per me è stato importante anche la prima parte, cioè capire come si sia costruito un sapere appunto dotato di una qualche autonomia in un contesto politico che invece questa autonomia non la lascia, e quindi l'ermetismo, l'esoterismo, la costruzione del linguaggio che costruisce una comunità e al tempo stesso costituisce una barriera. Mi è molto interessato proprio per il modo in cui viene ricostruita, anche se da quello che ho capito non è unanime, diciamo così, la ricostruzione di questa dinamica, però ecco, anche nel caso tuo però appunto vi è questo, insomma, una delle chiavi di lettura, ecco, del tuo contributo può essere questo del rapporto tra modellizzazione e tempo, e questo percorso di Lotman che appunto dice di distinguersi in qualche modo dai suoi colleghi semiologi occidentali proprio in ragione del fatto che parte dalla storia, no? Per depurarla, diciamo, di una scarsa consapevolezza, no? Del modo in cui tratta i segni, i linguaggi, vi dicendo, ma il cui scopo è unicamente quello di tornarci a un certo punto, no? Cioè di tornare, di superare, cioè di non fermarsi a questo livello appunto di astrazione, di modellizzazione, ma di cercare appunto di ridefinire il modo in cui questa storia, con appunto anche queste inversioni di quello che è forse un senso comune, no? Per cui gli storici dovrebbero andare alla ricerca dei fatti, no? E in realtà viene invertito proprio, non si parte dal fatto, il fatto è il risultato, no? Il risultato è un fatto che è un fatto che è un testo, perché non può essere altrimenti che questo. E quindi questo meccanismo di codifica e decodifica, da questo punto di vista ho ritrovato una vicinanza con alcuni lavori degli studi culturali, in particolare Stuart Hall e di un suo saggio sul linguaggio televisivo. Peraltro Stuart Hall non fa riferimento direttamente a Lotman, e non so neanche quanto lo conoscesse, il saggio dell'80, quello di Stuart Hall. Peraltro tu spiegavi anche che la ricezione in ambito anglosassone non è stata poi così facile, così
Però ecco, mi sembrava un punto questo di congiunzione estremamente interessante proprio sulla questione appunto della codifica e della decodifica come meccanismo poi di produzione e trasformazione di significati e quindi anche di cambiamento storico in qualche modo. Il fatto che il significato si costruisce poi sulla ricezione. Catherine Briss non è presente, finisco però con un ultimo spunto su questo, proprio un minuto, perché nel suo saggio, che è dedicato appunto alla storia culturale della politica, individua vari ambiti, anche il modo in cui nella lingua inglese il termine politica viene poi invece cose che noi associamo al termine politica viene scomposto in tre diverse parole, tra le quali la policy, appunto, le politiche pubbliche, no? E mi ha colpito molto per il fatto che, se questo è stato un grosso ambito di sviluppo della storia culturale, la storia culturale del politico, insomma, voi che poi siete ottocentisti, insomma, avete un male magno, un punto di indagini sull'identità, mentre pochissimo c'è, a mio modo di vedere, sulle politiche pubbliche analizzate in termini di storia culturale. Io conosco pochissime cose che sono relative agli Stati Uniti negli anni, dagli anni 40 agli anni 60 del Novecento, scusate, intorno alle politiche dello sviluppo, quindi le politiche che gli Stati Uniti fanno direttamente in quello che chiamano appunto terzo mondo o di agenzie internazionali comunque a forte, diciamo, impronta americana, e che ritengono di basarsi sull'oggettività della scienza, no? Economica, ingegneristica e via dicendo, che combinano spesso una serie di disastri in giro per il mondo. La forza in realtà è una forza di passione e di idea che si sta realizzando in qualche modo, questo sviluppo, che si dà per scontato che si debba basare appunto su una serie di procedure, di protocolli che hanno la loro una tecnicità, una loro oggettività, ma in realtà dove la forza che muove costoro è una sorta di così, di infatuazione, insomma, per questa modernizzazione che deve essere portata in giro. Ecco, credo che questo in realtà sarebbe un terreno da dissodare anche per tempi più recenti. Catherine Briss faceva riferimento all'Europa, e anche questa cosa appunto che il progetto europeo sia un progetto appunto che si basa su tecniche, procedure, su tecnici e via dicendo, e che quindi, diciamo, rivendichi la propria legittimità appunto sulla base di questa sorta di fondamento scientifico forte, e dopodiché anche lì, guardando i risultati, no, sembra molto una costruzione ideologica che poi si traduce, no, così come può, così come riesce attraverso delle tecniche, ma che cerca di avverarsi, e non invece appunto che ci sia davvero questo territorio franco, no? Affrancato da passioni, da proiezioni immaginarie, dalle sottili trappole dell'inconscio che sono sicuro che riescono appunto a colpire anche i nostri austeri burocrati di Bruxelles. Grazie. Tiranna con i tempi, ma l'idea è quella di appunto lasciare poi la parola agli autori, sì, quindi certo. E sono anche però per quello proprio molto sintetica, come ho fatto con gli altri, non presento forse tanto più Alberto Banti, che ben non ne ha bisogno, come anche Paolo e Carlotta, gli do subito la parola. Grazie. Sono d'accordo con Carlotta e con Paolo che il numero è ricchissimo, e ogni tanto tiravo giù grappoli di riferimenti bibliografici che non avevo presente, che mi erano sfuggiti, e riuscivo a mettere a fuoco leggendo anche questioni che francamente non avevo messo bene a fuoco, per esempio attraverso il saggio sicuramente di Antonella Salomoni sul rapporto fra lavoro storiografico e semiotica, ma anche tutti gli altri, quello di Rolf Petri, di Luigi Tomassini, e in generale tutto il numero funziona benissimo da questo punto di vista. Naturalmente ci sono delle questioni da discutere che sono già state toccate da Carlotta e da Paolo, e in parte adesso le riprendo. Nel mio schema il primo punto che avevo messo
come rilevante il rapporto fra storia sociale e storia culturale, nel senso che mi è sembrato che il problema naturalmente è presente ed è affrontato, mi sembra affrontato in un modo un pochino elusivo, sia nel numero che anche adesso nella discussione. Non so, non riesco a vedere una non so mettere a fuoco bene una convergenza fra storia sociale e storia culturale. Non riesco a immaginare un governo storiografico mondiale di coalizione in cui ci sono i rappresentanti della storia culturale e quelli della storia sociale, perché il problema è stato un problema di rottura di episteme. Cioè la storia culturale, come peraltro è ovvio per tutti, Linanto lo dice in modo assolutamente esplicito nel libretto pubblicato per ETS, la storia culturale nasce come una specie di bomba gettata nei meccanismi interpretativi della storia sociale come si è costruita tra anni 60 e anni 70 del XX secolo, che sarebbero un modo di rilanciare in forma più elegante e sofisticata un'impostazione di analisi materialista, a volte più esplicitamente marxista, a volte implicitamente marxista, ma l'idea è: se io studio le strutture economiche, le strutture sociali, le strutture comunicative, ne riesco a derivare quello che in termini del marxismo volgare erano le sovrastrutture, ma insomma l'universo simbolico, concettuale, le mentalità. È chiaro che non funziona così, è chiaro che non è che non funziona così perché a qualcuno gli dà fastidio che funzioni così, è chiaro che c'è un problema di scientificità nell'analisi, è chiaro che si deraglia se si fa una cosa del genere, se si immagina di derivare i sistemi simbolici da altro, da loro, è chiaro che non si danno delle risposte convincenti. Il senso della storia culturale è di cercare di studiare mentalità, mappe concettuali, formazioni discorsive, rappresentazioni, costellazioni simboliche nel loro proprio campo, esaminando le forme attraverso le quali si costituiscono le costellazioni simboliche che danno vita a tutte queste costellazioni. Qua secondo me c'è anche un rapporto che forse prima o poi sarebbe interessante discutere di più e esaminare di più tra quella che a un certo punto si è chiamata la storia delle mentalità e la storia culturale. La storia della mentalità, mettiamola nella declinazione Vauvel, quella era veramente una specie di governo di compromesso fra l'impostazione marxista e la sovrastruttura, ma Ariès no, Ariès era più determinato nell'osservare gli universi simbolici come abbastanza sganciati da possibili determinanti di carattere strutturale. Comunque tutto ciò è la preistoria, siamo con i dinosauri, il paleolitico, eccetera. Poi già negli anni Ottanta, insomma, nelle conclusioni del grande massacro dei gatti di Darton, nell'introduzione di New Cultural History di Linant, e poi in tutto il dibattito che c'è stato all'inizio degli anni 90 su Past and Present, American Historical Review, History and Theory, Social History, il problema era proprio quello. Il problema è la storia sociale ci aiuta a capire fenomeni che hanno a che fare con gli universi simbolici, con gli orizzonti mentali che danno senso al comportamento delle persone. Per molti la risposta è stata no, andiamo in un'altra direzione. Per me, per esempio, è stata così. No, non funzionava. E se adesso uno ha bisogno, naturalmente, quando studia orizzonti simbolici, di collocarli in un contesto specifico, che sia un contesto sociale, un contesto comunicativo, non è che fa la congiunzione fra storia sociale e storia culturale. Fa una storia culturale consapevole del fatto che è necessario comunque conservare l'analisi storiografica come disciplina del contesto, sapere in quale contesto si collocano le costellazioni simboliche. Studiando mentalità, mappe concettuali, formazioni discorsive nel loro proprio senso, si pone anche un problema molto forte, molto impegnativo, e anche questo a volte tutti noi ho la sensazione, abbiamo la tendenza a eluderlo, della temporalità. Lo dice molto bene Catherine Briss in un passo del suo saggio. A un certo punto, ragionando appunto su che cosa la storia culturale del politico, della politica ci offre, dice: va bene, ma da dove ci arriva il patrimonio culturale? E più precisamente il patrimonio culturale politico, quindi insomma i rituali, i simboli, eccetera, il patrimonio culturale politico in funzione del quale agiremo, decideremo e che determinerà anche in parte il modo in cui gli attori politici si rivolgeranno a noi, è il problema della socializzazione politica, del suo impatto, della sua importanza. Da dove viene la nostra cultura politica? Quella di noi individui prima di tutto e poi quella di un gruppo di individui riuniti per l'azione collettiva. Giusto, da dove viene? Perché secondo me
forse anche secondo altri, è piuttosto evidente che quando si vanno a studiare strutture simboliche ci sono delle permanenze, ci sono delle persistenze. Se io prendo, fatemi fare l'esempio più banale che ho in mente e sul quale ogni tanto mi capita di lavorare, ma che mi sembra molto chiaro. Se io prendo la figura dell'eroe sacrificale, che è importante tanto se uno studia Che Guevara quanto se uno studia le tradizioni del movimento socialista del XX secolo tanto quanto i nazionalismi dell'Ottocento, è chiaro che lì siamo di fronte a una figura che in realtà attraversa tutta la storia dell'Occidente, dall'Iliade in avanti. C'è una persistenza enorme, c'è una lunga durata enorme che dovremmo sciogliere e che eludiamo. Con questo dicendo che ci sono figure di eroi sacrificali che attraversano il cuore della cultura greca, della cultura latina, il cuore della cristianità, il cuore dell'esperienza della mascolinità in epoca moderna e contemporanea, non voglio dire che gli storici devono smettere di fare quello che dicevo prima, cioè contestualizzare poi queste figure, devono saper descrivere in che modo e che funzioni ha la figura dell'eroe sacrificale nel contesto, che ne so, della militanza patriottica risorgimentale in Italia dal 1821 al 1848, essendo tuttavia consapevoli che lì però ci passa una lunghissima persistenza. Di solito non siamo in grado di affrontare questa faccenda delle lunghe durate, non lo vogliamo fare, non lo possiamo fare, non lo sappiamo fare, anche perché le strutture della comunicazione scientifica in Italia come nell'Occidente un po' ce lo impediscono. Ragioniamo fra contemporaneisti, difficilmente uno dialoga, un contemporaneista dialoga con un modernista, quasi impossibile che un medievista e un contemporaneista si parlino fra loro, o un antichista. E allora come si fa a lavorare intorno a queste lunghe persistenze? Però dovremmo. E il punto sollevato da Catherine Brisch, che però non resta solo enunciato e poi non esaminato in dettaglio, è uno dei grossi, enormi problemi che la storia culturale ha di fronte. Trovo un pochino un peccato, devo dirvi, che in un numero così bello lo spazio dell'esperienza italiana sia praticamente inesistente. Ora, un numero di questo genere scritto nel 95 legittimamente avrebbe potuto ignorare del tutto ciò che succedeva in Italia, perché in Italia non succedeva nulla per quanto riguardasse la storia culturale. Dopo qualcosa è successo, e forse anche semplicemente aggiungere un saggio che descrivesse quali sono state le cronache della storia culturale in Italia, anche un saggio che descrivesse quali sono state le feroci resistenze, perché adesso siamo al finalmente, ma finalmente un cavolo, nel senso che chi ci è passato attraverso sa quante feroci resistenze ci sono state di fronte a proposte di questo genere, sarebbe in fondo interessante. Ed è vero che insomma la comunicazione internazionale avviene in altre lingue e non in italiano. Questo non vuol dire che le ricerche scritte in italiano non siano di rilievo pari e qualche volta anche, insomma, forse più significative di altre che sono scritte in lingue che circolano di più. Trovo che c'è un altro punto anche da tenere in considerazione, e lo evocava Paolo prima, cioè il rapporto fra storia culturale e studi culturali, che effettivamente trovo che sia un pochino complicato. Io guardo a questo rapporto in un modo meno simpatetico di quello che fa Paolo, nel senso che mi pare che ci sia negli studi culturali, adesso provo a fare due nomi, due esempi, tanto per non lasciare in sospeso la faccenda, e a volte di rimbalzo anche nella storia culturale, un problema di sovrainterpretazione, un problema di un conferimento di significato ai sistemi simbolici che non poggia su materiali documentari. Se io prendo Agamben, per dire, tanto un italiano che ha una grande circolazione all'estero, o prendo Judith Butler, per dire un'altra studiosa geniale, capace di dare suggerimenti, trovo delle persone che si inventano nessi fra fenomeni, momenti e situazioni che non esistono e che non si danno neanche la pena di dimostrarli. Ecco, allora qui c'è un problema di scientificità. Carlotta evocava una discussione che c'è stata a Milano fra Paolo Macri e me. Beh, io penso che la storia culturale sia una delle garanzie di rigorosa scientificità che la pratica storiografica può percorrere adesso. Penso che gli insegnamenti di Max Weber o di Marc Bloch, che a me stanno carissimi, trovano nella storia culturale un possibile inveramento, nel senso che chiaramente uno storico culturale deve lavorare ricostruendo sistemi concettuali sulla base di materiali documentari.
Non trovo che sempre tutto ciò avvenga negli studi culturali. Trovo che a volte il grado di sovrainterpretazione è eccessivo, non sorretto, fa crollare i sistemi analitici se vogliamo lavorare scientificamente. Se invece vogliamo avere un atteggiamento cultuale nei confronti di grandi nomi o di sistemi di pensiero o di proposte interpretative, allora questo problema non si pone proprio. Questa faccenda dell'atteggiamento cultuale mi pare un pochino rimbalzi anche da questa cosa della storiografia subalterna. Marianna Scarfone ha fatto un bel saggio, bello, equilibrato, informativo, chiaro, mi è piaciuto molto. Però io ho un problema con questa storiografia subalterna, subaltern studies che vengono dall'India. Io ancora dico la verità, adesso no, tanto per fare casino e fare provocazione così ci svegliamo un po', ma io non ho mica ancora capito se veramente sono utili questi subaltern studies o no. Io non ho mica capito se sono migliori di Franco Ramella o Alessandro Portelli. Tendo a pensare di no. Tendo a pensare che Franco Ramella e Alessandro Portelli hanno fatto prima e meglio cose che qua un po' farraginosamente vengono suggerite. Capisco che è una declinazione pop della storiografia internazionale ganzissima, perché questo c'è un posto un po' esotico dalla prospettiva occidentale, non lo è l'India, figuriamoci, ma insomma ci sembra un po' esotico. A specchio loro vanno a pescare una roba che a loro sembra incredibilmente esotica, che è Gramsci, che per noi non è esotica, e poi se la rivendono negli Stati Uniti. È una delle cose più geniali che possono esistere al mondo. Però giuro, veramente, adesso Paolo Caggiaccio, abbiamo avuto uno scontro 4 anni fa su Gramsci e gli studi culturali con Paolo, ma glielo rilancio, e naturalmente anche a Marianna Scarfone. Qual è il rilievo di Spivak? Cioè, io quando leggo Spivak sono incantato e poi dico, benissimo, adesso mi metto lì e studio, e che studio? Qual è il rilievo di questa roba qui? Quindi dovremmo avere un atteggiamento meno cultuale nei confronti di approcci storiografici di questo genere. E forse anche una cosa che potremmo fare come puro divertimento è, quando tracciamo delle mappe storiografiche, delle mappe di questo genere qui, ogni tanto vale la pena chiedersi quali di queste decine e decine di studi fanno fare un salto qualitativo alla ricerca. Io ho scritto un'opera di sintesi sull'Ottocento e un'opera di sintesi sul Novecento. Mi metto sempre in quella prospettiva. Se dovessi riscriverlo oggi, ci sono degli studi che mi farebbero cambiare un capitolo? Cioè, è questo, no? Cioè, se ci sono dei lavori che ti cambiano la prospettiva in modo che te non puoi più scrivere quel capitolo come lo scrivevi 10 anni prima. Ecco, per evitare appunto cultualità, chiamiamole così, forse converrebbe anche ragionare anche nei confronti di tutti noi e della storia culturale in questa forma. Quali sono i passi che la metodologia della storia culturale ha fatto fare? Quali gli scarti, quali salti di qualità? Se ce ne sono, ovviamente. Grazie. Grazie. Grazie anche per l'attività e la provocazione. Sì, quando Spiva dice che si sinedochizza se stessa, come l'abbiamo ben sentita fare, e che si sinedochizza come subalterna, e che lei è una subalterna nella società culturale americana, oltretutto a me desta qualche elemento di, come dire, sorpresa, essendo uno dei casi maggiori di autopromozione e di costruzione di una, appunto, di un culto di se stessa. Siamo filmati, speriamo di allora, a questi stimolanti riflessioni io vorrei solo aggiungere una qualche ulteriore domanda ai curatori, che poi chiamerei qua agli autori venire e dire la loro, insomma, e aprire una discussione. Ma io vorrei chiedere qualcosa di più sull'introduzione. Che disegna, chiaramente è un'introduzione molto sintetica, non gli si può chiedere, non voleva essere una riflessione sullo stato della questione né sulla ricchezza e complicato panorama della storia culturale nel mondo. Però mi incuriosisce, come dire, mi ha incuriosito il percorso che questa introduzione disegna, forse con alcuni silenzi a settori un pochino più di nicchia, forse con, io avrei voluto forse anche
una riflessione più, almeno qualche spunto di riflessione, non tanto in verticale come dice Alberto, ma in orizzontale, e anche quindi su questo rapporto di una storia culturale che è venuta fuori in Italia, quasi come era accaduto per le storie delle donne, quasi senza padri, no? Ma con una rete orizzontale di sorelle o fratelli nelle storiografie straniere. Forse per i miei studi avrei dato più rilievo a qualche riflessione che è stata fatta anche in Germania, ma comunque ora do la parola a voi. Vogliamo però chiedere prima se qualcuno del pubblico ha delle domande ulteriori, che forse in modo da permettere poi, già che l'ora è un po' tarda, che abbiamo giusto un'ora, agli autori di rispondere sintetizzando un po' tutto. Quindi se avete ulteriori suggerimenti, curiosità, domande, anche domande per chiedere proprio informazioni o chiarimenti o cose che vi sono apparse poco chiare, soprattutto ai più giovani, insomma. Se no, io direi che facciamo un cambio di scene, senza tirare giù il sipario, quindi chiamerei qua Antonella, Gigi, Rolf naturalmente. Innanzitutto grazie veramente a Carlotta, Paolo e Alberto e Ilaria per queste domande importanti. Posso forse iniziare dalla fine. Questo nostro progetto è stato anche discusso, diciamo, una preistoria di discussioni anche all'interno della rivista, e questo spiega, diciamo, un pochettino la mancanza che Alberto ha notato di un saggio che specificamente problematizzasse lo stato dell'arte in Italia e sul caso italiano, perché noi qualche anno fa abbiamo discusso proprio sulla storia culturale, specificamente in relazione alla storia nazionale del nazionalismo, e noi all'interno della rivista avevamo suggerito anche di creare contemporaneamente una discussione su questo tema, per cui noi come gruppo di curatori non avevamo previsto questo. Però diciamo, questo progetto di discussione specificamente su questo tema poi non è venuto in essere, e noi avremmo preferito, insomma, tutta la rivista che ci fosse, ma come dire, si è perso per strada, ma è da riprendere, perché eravamo in fondo partiti da lì, cioè noi all'interno delle discussioni di questa rivista ci eravamo proposti questo, di creare questo numero tematico proprio partendo da questo tipo di discussioni, quindi in fondo era stato questo il punto di partenza a cui poi non siamo tornati nell'insieme, e questo sì è un suggerimento per il futuro, credo anch'io importante. E, ha detto giustamente ma del resto noi lo dichiariamo anche, Carlotta, che sotto il principio della rassegna, ma questo, come dire, anche il buon segno della ricchezza di studi che ci sono ormai in questo campo, lasciamo da desiderare, perché ci siamo imbattuti tutti quanti una tale messe di studi che effettivamente, lì ringrazio anche Paolo, che se ho capito bene, in pratica ha detto che non restava altro che rassegna sì come metodo, cioè di fare, qui non compiamo nessuno di noi uno studio di storia culturale su un soggetto, volevamo discutere un po' dello stato dell'arte, ma abbiamo fatto le rassegne parziali
allo scopo di ognuno di noi di sviluppare una tesi. Quindi diciamo questa non può essere, cioè io pensavo per esempio nel campo di ricerca sul sentimento, che all'interno della storia culturale è uno di quelli più nuovi, eppure quando mi sono un po' addentrato ho anche lì gettato la spugna, cioè la famosa completezza che comunque non c'è mai, ma neanche si va vicini, è impossibile, perché effettivamente in pochi anni su questo soggetto sono usciti tanti volumi, e tanto più dovevo essere riduttivo nel mio caso, perché mi interessava guardare anche nelle altre discipline, quindi alla fine diciamo non si poteva essere completi su questo. Io penso, dal punto di vista diciamo degli aspetti che volevo toccare in veste di curatore, poi gli altri due amici diranno altro, potrei fermarmi qua, e vorrei adesso parlare dei riferimenti che sono stati variamente fatti forse torno a un aspetto che ha menzionato Alberto, attraverso diciamo le domande e i rilievi fatto al mio saggio. Questa citazione, che poi devo dire che qui non emerge, e comunque di remoti sull'uscita dalla cultura, è comunque a commento di una posizione che non è necessariamente la stata posizione di Remotti, tra l'altro, ma qui non parlo di una, diciamo, o cultura o realtà. Intanto direi che anche sistemi di segni, per esempio linguaggi, sono realtà. Per me, io personalmente non ho mai avuto un percorso di studi sull'industria chimica o simili, e per me dal punto di vista epistemologico non cambia se io, certamente cambia l'oggetto, ma dal punto di vista epistemologico in un caso o nell'altro io studio una realtà, che sia un linguaggio, che sia un impianto chimico, non cambia, e lo devo studiare nella realtà, non come una cosa che abbia una prova in sé auto evidente, ma con tutto il relativismo epistemologico del caso, diciamo. Se da questo punto di vista non mi sono mai neanche posto il problema, ma in questo caso non è una realtà, la realtà materiale versus diciamo una rappresentazione. Questo per me proprio, forse ne parliamo anche così poco perché non ci costituisce un problema, pur consapevoli che su questo sia a lungo discusso, ma sono a lungo stato discussioni fuorvianti, perché dobbiamo ancora rimescolare in questa pentola. La uscita dalla cultura sarebbe forse, quello che intendo io, come utile è quella di adoperando lo stesso metodo della storia culturale usando lo stesso metodo della storia culturale, riflettendo per esempio sul concetto di cultura, perché non è che un concetto che è lì da sempre, è un concetto che prende forma nella storia, eccetera. Su questo campo, non a caso, storici medievisti e moderni sono, credo, in molti casi più avanti, perché noi storici contemporanei siamo, secondo me, troppo avvinchiati a questa Sattelzeit coselechiana e la particolarità del moderno, eccetera. È interessante appunto vedere come emerge tutta questa idea che ci sia da un lato una cultura, da un altro la società, che ci sia da un lato il sentimento, dall'altro la ragione, o ci sia da un lato il corpo, dall'altro l'anima. Tutto questo modo di pensare a una storia che possiamo noi indagare con i mezzi della storia culturale. Quindi in questo senso, indagandolo con i mezzi della storia culturale,
Intanto apriamo una porta verso un metadiscorso sul concetto di cultura. Ed è proprio lì che io trovo appunto interessante misurarci con altri approcci di altro genere. O anche, ecco, io trovo alcuni di questi studi che ho citato proprio che riflettono sulle fondamenta di questo genere, per esempio il concetto di ragione, per la filosofia della storia che poi si sviluppano, che secondo me di cui il nostro pensare è ancora molto intriso e di cui, e questo è il punto anche della psicanalisi, di cui la psicanalisi è pesantemente debitrice, il concetto di infanzia, eccetera. Questo, lì vedo un limite, mi fido più, diciamo, per i ragionamenti che possono interessare noi nel campo dei sentimenti, veramente non mi fido di più, questa è una sciocchezza, diciamo che trovo più interessanti quello che si sviluppa nell'ambito della neuroscienza anche in questo senso lì, perché diciamo da Rousseau attraverso la pedagogia di un Pestalozzi eccetera, per Freud c'è una autostrada di concetti su questo, su quello che è l'uomo e il suo significato nella storia, che si pesantemente si riverbera sui suoi schemi interpretativi dei fenomeni psichici. Ed è qui che io personalmente vedo anche la questione del tempo presente, perché io penso se noi abbiamo certe aperture metodologiche verso altri approcci come le neuroscienze o come del resto anche Antonella a questo passaggio di Lotman, che a un certo punto si interessa di Prigogine, eccetera, quindi anche qui c'è questo tipo di apertura, credo forse ci possiamo meglio attrezzare, e su questo era anche parzialmente questo convenietto sulle memorie del futuro, proprio nel tempo presente, perché ancora noi, diciamo così, come Occidente, andiamo in giro a pensare che la storia ha un senso e noi lo conosciamo, lo dobbiamo predicare agli altri, eccetera, che forse da questo punto di vista rimane anche altro che, diciamo, vabbè, forse il relativismo in questo senso è una posizione critica e impegnata a riposizionarci, a interloquire in un mondo che non è più così, chiuso attorno ai nostri schemi, alla nostra filosofia della storia. Sì, adesso chiudo dicendo che attraverso questi vedere, ma che ancora abbondantemente circolano, il riferimento nella premessa e anche a questo, perché adesso c'è un ritorno, basta con queste interpretazioni relativistiche, adesso bisogna riposizionarsi, beh, sappiamo che il mito è importante, ma bisogna averne uno per intervenire nei processi e così via, così via. Da questo punto di vista mi pare sì, che il materiale contro la sovrastruttura, la società contro la cultura, eccetera, debba essere superato perché, per non ricadere, diciamo, in modi di discutere di questo genere. Grazie. Come vi siete messi d'accordo? No, non ci siamo messi d'accordo. Ma non vi siete messi d'accordo. No, ma mi piace molto ascoltare. Dunque, allora comincio un po'. Io, diciamo, mi sono occupato di un tema molto particolare, che è quello della fotografia, e quindi un po', scusatemi, ma parlo da questo punto di vista, anche se cerco di parlare anche come curatore, quindi di investire un po' questioni più generali di questo relativo alla cultura visuale, diciamo.
In primo luogo, riguardo a quello che diceva Carlotta Sorba, sono completamente d'accordo, cioè noi siamo stati in un certo senso obbligati a intervenire sul piano teorico metodologico per quello che dicevi te. In alcuni casi è stato più forte, in alcuni casi meno forte, ma per esempio nel campo della fotografia, nonostante che tu abbia notato che proprio nella mia parte effettivamente ho tentato di fare in realtà una rassegna degli studi, ma facendo la rassegna degli studi si vede che ci sono una varietà di approcci tale che inevitabilmente la rassegna diventa subito un problema di carattere metodologico, perché come si rapporta un antropologo o un filosofo o un sociologo al tema del visuale, un letterato, perché poi alcuni tra i nostri interlocutori sono letterati e comparatisti, a partire da personaggi come Cometa, che appunto in certa misura è stato anche partecipe di queste nostre discussioni. Io sono anche presidente di una società italiana per gli studi della fotografia, che è un po' un'esemplificazione, perché siamo nati come storici, archivisti e storici dell'arte. Poi sono arrivati gli antropologi e i sociologi, poi sono arrivati i letterati. L'ultima tappa a noto sono arrivati i neuroscienziati, che tutti guardavamo con grande interesse, e ci hanno tirato fuori delle cose strabilianti, alcuni come Friedman, che poi è uno storico dell'arte convertito alle neuroscienze, devo dire ci ha stupito, per quanto non siamo per niente, io non sia per niente convinto di una cosa del genere, però lui è stato in grado di far vedere delle fotografie dell'Iraq di Saddam Hussein e dell'invasione, dell'atteggiamento dei soldati di Abu Ghraib eccetera, esattamente uguali, ora purtroppo non ce l'ho con me, a delle figure di testi dei gesuiti del 6-700, ma proprio uguali perfino nell'atto di, ora non lo posso dire perché è un atto sceno, ma insomma alcune cose che sono strabiliantemente simili. Ora queste cose qui naturalmente ci inducono a pensare, ci creano dei problemi, quindi l'approccio teorico-metodologico senz'altro. Il paradigma sociale e culturale, anche quello è forte, cioè io sono abbastanza vecchio per essere nato nella cosa che Alberto diceva, eravamo tutti chiaramente figli di uno schema marxista, ci credevamo anche abbastanza al fatto che la struttura determinasse la, io almeno ci credevo all'inizio della mia carriera, poi naturalmente uno riflette, vede eccetera, ma su questo magari torno dopo apprendendo proprio quello che diceva Alberto. Però è vero che nei testi canonici leggiamo che la storia culturale è qualcosa che rompe rispetto ai paradigmi dell'Annal, rispetto al paradigma marxista eccetera eccetera. Ora questo rompe è da vedere, perché io cerco di dimostrare nel mio saggio per esempio che in realtà dentro la fotografia, proprio attraverso le annale, proprio attraverso la storia sociale e la storia sociale di Hobsbawm, diciamo, non è certo uno che sia lontano dal marxismo, emergono i primi studi sull'iconografia, cioè ancora prima del linguistic turn. Però ora lasciamo da parte questo aspetto. Per quello che diceva Capuzzo, il rapporto col tempo è verissimo, cioè siamo d'accordo, Barthes dice questo. In realtà io non ho messo, per non essere troppo così, ho messo solo i classici, ma in realtà non è questa l'ultima frontiera, perché poi Barthes era Barthes, insomma, quindi quando diceva il rapporto col tempo diceva in realtà una determinata configurazione spazio-temporale in cui, e solo lì, in questa determinata configurazione si può tradurre il noema in stato, perché la realtà ovviamente non è più possibile, il realismo ingenuo nell'epoca contemporanea, almeno da quando Einstein ha scritto E uguale a mc2, è chiaro che è destituita di ogni fondamento anche a livello fisico, una cosa che magari i filosofi avevano pensato prima. Quindi diciamo, però invece paradossalmente qui c'è proprio nella fotografia un problema dello spazio, perché la fotografia in realtà descrive soprattutto degli spazi, cioè tende ad arrestare, come dicevi
giustamente anche la diacronia, quindi ha questo aspetto un po' problematico. Per cui io direi qui che a me le cose più interessanti sono proprio su un'ottica culturale, gli studi per esempio di un Flock che tendono a unificare l'analisi di linguaggi iconici e linguaggi verbali, perché questa è uno probabilmente delle frontiere su cui ci dobbiamo attestare. Comunque sicuramente io sono rimasto, devo dire, piuttosto deluso per quello che mi riguarda, e difatti avrete visto che c'è poco anche nel numero su che citavi anche i cosiddetti spatial time, cioè perché poi ora è diventato tutto una svolta, no? Perché, però la vera svolta è secondo me il linguistic time, è quella la grande rottura filosofica, e vengo all'intervento di Alberto. Quando lui dice c'è stata una rottura di episteme, sono completamente d'accordo, è stata fortissima, è stato quello il punto. Nel momento in cui si nega questa discendenza appunto anche materialistica, banale, e che oggi ci sembra semplicistica, è chiaro che a questo punto c'è una rottura forte proprio di carattere epistemologico. Però il mio dubbio è questo, ritornando al sociale e culturale: colpisce solo la storia sociale o non colpisce anche la storia culturale? Perché la storia culturale esisteva già sotto determinate forme, giustamente ha detto che la mentalità, storia della mentalità era già un compromesso, eccetera, eccetera, però la storia culturale ha una lunga tradizione, eccetera, eccetera. Secondo me il linguistic term colpisce anche la storia culturale, perché la obbliga in certa misura a diventare storia sociale. Se si guarda bene, le ultimi sviluppi recenti della storia culturale sono anche sviluppi verso forme di cultura più ampie, verso forme di cultura che a loro volta reinvestono il sociale, perché se noi annulliamo l'aspetto di realtà, allora chiaramente però la realtà ce la dobbiamo riportare dentro dall'altra parte. È un discorso complicato che io non riesco a fare naturalmente in due parole così, però vorrei illustrarlo con un esempio. Per esempio, studiando la fotografia, io ho studiato una cosa che tenevo accuratamente nascosta fra le mie pubblicazioni, la pornografia in Italia e in Francia nell'Ottocento. Cosa succede quando arriva la fotografia sul terreno della comunicazione di massa? Che i virtuisti francesi, così li chiamava Pareto, protestano, perché all'edicola di Le Creusot, che era l'edicola del quartiere operaio di Parigi, dove c'erano 6.000 famiglie operaie e una sola edicola, c'erano 9 riviste d'arte, che era una concentrazione di riviste d'arte che non esisteva in un altro posto a Parigi. Allora dicevano i virtuisti, Pareto scrisse anche un libro su questo argomento, come mai c'è questa concentrazione di riviste d'arte? Perché lì potevano vedere la maglia desnuda, e per loro al tempo era un'immagine erotica, e non potevano proibire i censori la diffusione della maglia desnuda, perché era riconosciuta come una forma d'arte. Allora il capo dei virtuisti, il senatore Béranger, dice basta, a questo punto non è più possibile, la doppia morale, classi dirigenti e classi popolari, non è più possibile, anche le classi dirigenti si devono rinunciare al loro famoso ballo delle Catorzar, dove ballavano nudi, cose eccetera, devono rinunciare a tutta una serie di cose, perché la morale deve imperare, deve ritornare ad essere cose. Ora quindi il problema è questo, che la fotografia dal mio punto di vista, ma si potrebbe applicare anche ad altre cose, è nel processo generale di artificializzazione della vita a cui assistiamo, e che naturalmente si va, poi si può chiamare oltre artificializzazione anche tante altre cose, però in questo processo la fotografia introduce a livello di linguaggio, per ora limitandoci al linguaggio iconico, una rottura, perché appunto a quelle cose che diceva Capuzzo. Questo tipo di rottura in un linguaggio, cioè a livello linguistico, provoca delle conseguenze sociali che poi appunto noi, quando studiamo a livello culturale questa cosa, non possiamo assolutamente lasciar perdere, perché in fondo facciamo storia sociale facendo storia della lingua fotografica o del linguaggio iconico in questo caso. Quindi
Secondo me siamo di fronte ad un campo in cui io accetto soprattutto il fatto di Bandi che effettivamente abbiamo poco considerato la storiografia italiana sotto questo punto di vista, però in un certo senso ci sono questi problemi. Il nostro, dovete anche immaginarvi come, scusate se lo dico così, ma nella nostra rivista noi a nostra volta rappresentiamo l'ala culturalista, per cui dovevamo innanzitutto mettere le carte in tavola, quindi cercare di spiegare quali sono le ragioni, quali sono i problemi e grazie. Chissà se siamo la culturalista di memoria di Cervo. No, in cui c'è tanto lavoro sul simbolo. No, ma certo, ci sono state anche delle discussioni anche tra di noi, insomma ci sono sicuramente percezioni, posizioni, percezioni e spiriti diversi all'interno di questa rivista. Allora, intanto io ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto, diciamo i discussant, non gli amici che hanno curato con me il numero, e poi ci sono, insomma, ci saranno anche Alessandro e Marianna che interverranno anche loro. Io dirò pochissime cose, insomma, io sono una persona che fa fatica a fare le sintesi, quindi ci arrivo lentamente, poi sono una persona che ama la sintesi, però ci arrivo molto con grandissime mediazioni. Allora, intanto ringrazio soprattutto perché avete cercato di cogliere un po', e questo mi ha aiutato, insomma, mi ha dato anche ulteriori possibilità di riflessione, cogliere un po' quali erano gli elementi comuni, perché in realtà questi elementi comuni sono faticosamente emersi, no? Perché abbiamo storie diverse, abbiamo ricerche diverse. Io non mi sono mai occupata di storia culturale nel senso proprio del termine, insomma lo stesso dibattito all'interno della storia culturale o lo scontro con studi culturali, storia sociale, lo conosco ma in modo forse approssimativo, e quindi cercare di capire che cos'è che lega insieme anche questi diversi contributi, insomma, dalle vostre letture che sono emerse per quanto mi riguarda ulteriori spunti. Allora, io per quanto mi riguarda, parlo un po' di quella che è la mia percezione, io vorrei ricordare una breve, lo faccio soprattutto perché io ancora non ha letto, non leggerà mai, insomma, questo, i contributi di questo numero, un testo che abbiamo citato alla fine della nostra introduzione, della nostra prefazione, no? Ed è una sollecitazione metodologica di Krzysztof Pomian che io considero epocale, insomma, epocale perché mi mette in discussione tantissime cose, è un problema irrisolto a mio avviso. Ed era posta a conclusione più o meno della nostra prefazione e Pomian scrive: il metodo appropriato di studio della cultura è fornito dall'analisi strutturale, che tratta gli oggetti a cui viene applicata come sistema di segni e che quindi è rivolta solo a fatti appartenenti alla dimensione sincronica, gli unici a poter formare un sistema. Ecco. Secondo me questo è un problema ancora apertissimo, perché da questa affermazione di Pomian nascono tutta una serie di interrogativi, di problematiche sulla pertinenza e l'efficacia della dimensione diacronica, che è, a mio avviso, continua ad essere sempre difficilmente integrabile nei sistemi di segni. E qualcuno diceva prima, mi pare che fosse Carlotta, ma insomma è ritornata molto spesso questo aspetto, no? Sono molto rassegna i saggi che sono presenti in questo numero, probabilmente nelle nostre prime ipotesi di lavoro la dimensione applicativa forse doveva emergere un pochino di più di quanto non sia poi successo. Emerge sicuramente in alcuni saggi, ad esempio penso a quello di Rolf, la dimensione applicativa emerge molto. A me interessava anche la dimensione di applicabilità
al quale io do un significato che è un po' quello che diceva Alberto prima, vale a dire a che cosa ci serve, cosa ci servono determinati studi, determinate scuole, determinate ipotesi di lavoro, determinate piste di ricerca. E quello che ho cercato di fare un po' con Lotman, che sicuramente era anche il progetto del saggio di Marianna e di molti altri. E forse questo potremmo fare un altro numero su questo, no? Sul problema della applicabilità. Quando discutevamo il progetto, una delle ipotesi era appunto quella di dedicare una parte alle scuole, alle cosiddette scuole, e io ho cercato un po' di muovermi in quella direzione. Allora, per quanto io poi sono ritornata molto anche su quelle che erano un po' le mie ipotesi di lavoro, quello che io ho imparato scrivendo il mio saggio, perché ho imparato molto studiando, no, per scrivere questo saggio. E direi che per quanto mi riguarda mi sono resa conto, man mano che andavo avanti un po' nel lavoro, insomma, comune, poi anche sviluppando, insomma, la tematica del mio intervento, che nasceva un po' dall'interesse per una caratteristica editoriale degli anni 60 e 70, e quindi vado molto indietro nel tempo a questo punto, vale a dire una caratteristica che era segnava molto il mondo intellettuale francese di quegli anni, vale a dire un mondo dominato dallo strutturalismo. Ed era lo strutturalismo in quegli anni era presente in modo invasivo nella cultura del tempo e in tutti negli spazi di tutte le scienze sociali, e questa caratteristica è una caratteristica che è emersa poi successivamente nella fase post strutturalista, vale a dire quando hanno iniziato a comparire nell'ambito editoriale dei volumi intitolati Storia linguistica, Storia semiotica, Storia e psicanalisi, Storia e antropologia, Storia e sociologia. Storia e sociologia era la cosa più facile, perché insomma c'era una tradizione, quella della sociologia berberiana, che aveva un impianto storico già molto, molto forte. Quella della storia e psicanalisi era un pochino più complicata, c'erano cose molto, in quegli anni circolavano testi molto ingenui come quelli, non so, penso ad Alain Besançon, alcuni più avvertiti come quelli di Michel de Certeau, ma insomma era ancora veramente una fase di infieri. E c'era questa proliferazione di quindi c'era questo nesso, no, copulativo fra la storia da un lato, no, ritornava sempre la storia, e le altre scienze sociali. E quindi mi sono interrogata molto su questo aspetto, e poi ho scelto per ragioni anche di ricerca personale, di soffermarmi sulla questione della storia e linguistica, storia e semiotica. Ci sarebbe da fare tutto un discorso sulla questione delle formazioni discorsive, ma questo lo lascio veramente da parte. Insomma, una tematica che mi interessa molto, vedere come si sono sviluppate nel corso dei decenni i lavori intorno, che prendevano come ambito di applicazione la questione degli enunciati, dei discorsi, e poi successivamente delle formazioni discorsive. Allora, io nel titolo che ho dato a questo saggio ho scelto di mettere al posto della parola storia la parola storici, vale a dire che, e poi invece della semiotica, una sua declinazione molto specifica, che è quella della storia, della semiotica della cultura russa, che è quello il campo sul quale sono più competente. E quando ho spostato lo sguardo dalla storia agli storici, volevo per l'appunto mostrare, come in parte ho anche scritto, che, e questo per me rimane comunque un problema, insomma un po' un problema di carattere generale, molto generale, che gli storici hanno sempre portato poca attenzione alla questione del testo. Vale a dire, il testo, quando parlo di testo, lo preciso, parlo di costruzione linguistica del testo, e di norma quindi si sono più concentrati sulla questione dei contenuti, sulla questione del contesto, e inteso in senso figurato. E quindi questo non significa che io voglia sottovalutare l'importanza della filologia, oppure l'importanza della critica delle fonti, in particolar modo della critica delle fonti, che oggi
diciamo deve essere ancora più critica di fronte alle possibilità, alle grandi possibilità di manipolazione, la grande complessità delle tecniche di manipolazione. Ma voglio piuttosto dire che il testo a mio avviso ci chiede sempre di imparare che non c'è un al di là o un al di sopra del documento, come se questi documenti fossero indipendenti dal processo di produzione, dal loro stesso processo di produzione. E qui dunque mi sono rivolta a Lotman, si potrebbe fare la stessa cosa rivolgendosi alla semiotica americana, alla semiotica francese, insomma sono declinazioni che penso poi di seguire successivamente in una fase successiva. E quindi il problema della mediazione linguistica. Io credo che nel nostro, nel complesso del nostro lavoro, se potessi aggiungere qualcosa che ritorna, che è ritornato durante il lavoro, senza che fosse probabilmente il problema che ci ponevamo all'inizio, è la questione della traduzione, della traduzione di determinate metodologie. Della traduzione, anche il problema anche della ricezione di determinate metodologie, il problema della loro eventuale applicabilità. Non ho risposto, io seguo dei fili molto, molto. Ho fatto un po' di disordine, scusate, ma comunque mi sono poi persa nel. Non mi pare, se è un disordine mi sembrava molto utile. Vorrei però lasciare la parola ancora a Piangeli e a Scarponi. Ho dimenticato qualcuno? No, non mi, no, non, dai, lasciami questa, 2 minuti. Ah sì, ok, poi lo recupero. Poi lo recupero, non è un tentativo di... Sì, gli altri mi sembra che non ci siano, no? Gli altri autori mi sembra che non ci siano. Come autori credo che abbiamo qualcosa di meno da dire, cioè naturalmente io personalmente ringrazio chi ha parlato oggi pomeriggio, perché appunto come hanno detto anche i curatori hanno aiutato un po' a cogliere anche trasversalmente un po' le caratteristiche del fascicolo e stimolato a ripensare su quello anche che noi stessi abbiamo contribuito a scrivere. Naturalmente poi come autori siamo in debito ulteriormente anche nei confronti dei curatori che ci hanno invitato a partecipare a questa cosa, devo dire che mi ha fatto molto piacere e personalmente sono stato invitato a scrivere un saggio che aveva un carattere più generale rispetto agli altri di stato dell'arte, quindi uno stato dell'arte al quadrato rispetto al contenuto della rivista nel suo insieme, e mi dispiace se rispetto alle osservazioni state fatte, ma non ho prestato molta attenzione al caso della produzione italiana, forse per il tipo di sguardo, di percorsi che seguivo non mi venivano in mente molte cose, forse una parte dello sguardo da cui potevo guardare alla produzione degli ultimi decenni, che mi vedeva un po' meno qualificato per riassumere bene linee e tendenze, sono anche legato al fatto che sono modernista ospite in una rivista di contemporaneisti e magari alcune cose le potevo vedere meno bene di voi. Le osservazioni state fatte nelle relazioni di prima sono tutte molto stimolanti e possono essere anche il punto di partenza per ragionare qui e altrove, cioè l'osservazione di Carlotta sul rapporto fra storia culturale e impegno civile forse è più un tema per l'assemblea delle 6 che per la tavola rotonda delle 3, però si può ragionare su quello ed altro in varie occasioni. Forse mi sembra anche non vorrei suonare ripetitivo che il punto su cui vale la pena più di ritornare, anche perché sono state chiamate in causa gli interventi che ne parlavano, sono le osservazioni che avete tutti fatto un po' su culturale e sociale e in vari termini, ma più in termini più apertamente provocatori, quindi sfida la discussione anche d'Alberto con il paragone con la crisi di governo. Allora se
la storia sociale è il PD e la storia culturale è il Movimento 5 Stelle, è difficile tirarci fuori una maggioranza di governo. Evidentemente, no, non voglio istituire dei legami, ma continuare nella similitudine. Evidentemente è difficile trovare degli elementi comuni, però ho l'impressione che la battuta di Alberto crei una questione come risolvibile, perché la presenta in termini caricaturali, e la rassegna, l'indice della rivista, attenzione, della rivista degli storici sociali britannici, che è andata a guardarsi Carlotta e che ci ha letto, mostra quanto diversa sia la storia sociale, come si fa da molte parti del mondo oggi, rispetto a quello che era una volta. Allora probabilmente lì bisogna stare attenti per restare nella similitudine politica di prima e non comportarsi come il partito che non ho citato e continuare a chiamare comunisti quelli che sono nati dalle successive trasformazioni di un partito che si era formato originariamente nel 21, ma che è, chiaramente non è più lo stesso. E quindi non voglio dire che ci dobbiamo tutti abbracciare e ignorare le differenze. Certamente le questioni epistemologiche vanno affrontate e non ignorate, però probabilmente se, come suggerivano Rolf ed altri, abbiamo di fronte adesso uno studio della società del passato che è in larga parte anche uno studio della costruzione culturale della società del passato, allora forse se su questo si trovano anche studiosi che hanno magari dei percorsi, dei pedigree un po' diversi, tutto sommato si può trovarsi a fare qualcosa di abbastanza simile o comunque comunicare, parlare linguaggi che si comprendono con gli altri. Quindi appunto se io leggevo qui e altrove insomma, segnali di punti d'incontro, appunto non era perché proponessi degli incontri impossibili, ecco, mi sembrava appunto che fossero in parte cambiati i termini della questione, però appunto questa è un'impressione, poi magari degli storici sociali come degli storici politici, degli storici di molte altre cose che continuano imperterriti appunto a lavorare con degli schemi che sorpassati esistono, però ecco, magari poi uno non li incontra, non se ne accorge e quindi non si pone il problema. Grazie. Marianna? La mia chiusura sarà molto di chiusura, nel senso che è un argomento tutto sommato marginale e che forse andrebbe ulteriormente marginalizzato in un panorama, insomma, se dobbiamo concentrarci su ciò che accade in Italia, forse le ricadute degli studi subalterni non sono significative, soprattutto appunto in un paese dove gli studi sulle classi subalterne sono state fatte e in forme ricche, diverse e innovative, per cui questo approccio può in una certa misura essere considerato sterile. Però è vero che il mio intervento sul numero di memoria e ricerca si è concentrato sulla ricostruzione della parabola di questa che è stata da più parti chiamata scuola. Forse l'ho fatto in maniera troppo descrittiva e poco critica, senza evidenziarne i limiti o forse non ne ho ridimensionata o dato il giusto peso alla portata reale. Se con portata reale intendiamo la reale ricaduta, cioè nell'ambito degli studi storici, come e se gli studi subalterni fanno operare uno scarto di paradigma o salti di qualità nel metodo e nella scrittura. E quindi appunto la distinzione va fatta tra la ricaduta reale e l'eccesso di riferimenti che ad essi si fa, probabilmente, se questo è un eccesso, è forse per il loro esotismo, compreso dedicarvi un saggio di 6 in una rivista di ambito italiano. Tuttavia io ho evidenziato credo di aver evidenziato nel testo alcune potenzialità che sicuramente non ho fatto emergere io, ma che sono emerse in paesi diversi dall'Italia. Per noi è forse un ritorno di Gramsci attraverso altri occhi, ci è utile questa rilettura, non lo so, a me l'ha fatto leggere per esempio, però
è un altro problema. E... un'altra generazione. Sì. Tutto qua, non ho molto altro da aggiungere. Grazie in ogni caso per le osservazioni che mi hanno anche fatto rivedere la rivista nel suo complesso. Grazie, sì, effettivamente quando si partecipa a un numero speciale, anche quando lo si organizza, poi non si ha davvero il polso di quello che sarà il risultato finale, no? E allora questo feedback mi sembra che abbia fatto bene vedere alcuni aspetti di fondo e ci abbia aiutato a inquadrare bene la vicenda molti problemi insomma collegati all'approccio della storia culturale qui. Abbiamo ancora 5 minuti, se qualcuno volesse ancora fare una domanda, Carlotta. Se no, se non c'era qualcun altro che non ha parlato. Allora io? Vai. Ah, visto che appunto le occasioni di prendi posto qua, non sono poi così frequenti, io volevo tornare su sulle cose che ho detto, perché forse alcune cose sono state, cioè non, forse non le ho dette in modo sufficientemente chiaro. Allora, quando io ho fatto questa lista dei saggi che ho trovato su Culture and Social History, volevo essere molto chiaro che non di storia sociale si trattava, cioè si tratta di studi di storia culturale, che poi questi, e credetemi, insomma, ho visto anche gli abstract, allora questi poi la chiamano cultural and social, ma c'è una penetrazione, questo volevo dire, molto forte, insomma, della prospettiva di tipo culturale anche in questi ambiti che continuano a chiamarsi appunto società di storia sociale, ma francamente a guardare quella rivista non è. Quindi più che di convergenza, ho parlato di convergenza per dire no, non mi pare poi alla fine che sia una convergenza, è una chiara trasformazione, poi però che non ha significato una specie di karakiri per gli storici sociali, ma come dire, è forse una loro lettura questa, no, della convergenza, ma poi alla fine pare invece un'assoluta prevalenza della storia culturale anche in questi ambiti. Allora, questo era un primo punto, e l'altro punto era la questione della politicità. E forse appunto volevo spiegarla meglio, perché insomma mi ha sempre davvero molto colpito questa cosa per cui, e quindi ritorno alla metafora politica, no, di Sandro, mi ha sempre molto colpito questa cosa che c'è sempre sottostata, insomma, in questi anni sotto traccia, per cui appunto lo storico sociale si è occupato di storia dal basso, e quindi soprattutto da questo punto di vista è uno storico appunto ha una prospettiva più politicamente impegnata. Molto spesso, insomma, mi sono trovata di fronte ad obiezioni fatte per esempio agli studi sul nazionalismo di Alberto, in cui proprio si metteva in discussione la loro politicità, quando è talmente evidente la loro profonda politicità che non ci sarebbe bisogno di, come dire, di doverlo sottolineare, no? Ma è proprio che è la, come dire, l'idea stessa di figura più profonda della politica, no? E di più di lungo periodo, appunto come formazione discorsiva, che non di contrapposizione politica ideologica, ecco, che non una visione di tipo ideologico della politica, ha fatto sì che succedesse questo, no? E anche appunto, come il caso che facevo prima, da parte di storici di grande indubbia e intelligenza, ma di un'altra generazione, che hanno vissuto forse sia la militanza politica sia la storiografia in un altro periodo. Allora,
io trovo che il discorso che faceva prima Alberto sul fatto che proprio l'approccio critico, riprendo questo titolo del numero perché mi sembra interessante, lo sforzo insomma costante di approccio critico al passato della storia culturale abbia una sua intrinseca fortissima anche oltre che scientificità anche politicità, ma questa è una mia idea insomma. Grazie. Ancora Paolo voleva dire una cosa? Sì, ma tornerei davvero brevemente perché capisco che la cosa possa anche annoiare sulla questione del rapporto fra studi culturali e storia culturale, perché può essere che anzi sicuramente così che avremo un atteggiamento diverso, però vorrei anche capire di cosa parliamo, perché a me a gambe di metterlo con gli studi culturali non verrebbe mai in mente. È filosofia, è pensiero poetante, non lo so, è teologia, molte cose. Dopodiché, lì bisogna stare attenti al marketing editoriale e accademico americano, che ha una grande capacità di costruire etichette, per cui adesso c'è un Italian Theory, dopo la French Theory, dove ci stanno dentro da Agamben a Tony Negri a Carlo Ghin, cioè gente che proprio cioè, si è messa nella stessa stanza, non so cosa sia persone. Perché si prende un aspetto, una cosa, non c'è nessuna preoccupazione filologica, dice. Allora, il fatto di riportare, per questo dicevo riportare. Colpa di Roberto Esposito. Prego? Colpa di Roberto Esposito. Esposito, bravo. Fatto bene a ricordarlo perché Esposito è un po' l'autore. Però metterai che il ruolo appunto di questa industria culturale potentissima sia sul piano accademico che editoriale, poi fa questo tipo di operazione. E lo stesso accade un po' con il Sabato in Stadio, questo dicevo, hai fatto bene a raccontarla così, quella storia, cioè di una cosa che era nata in un certo contesto, che secondo me è stata profondamente innovativa per la storia dell'impero britannico, non so se sia innovativa per la storia universale o per i subalterni dell'America Latina piuttosto che per quelli nel senso che probabilmente, però dove di nuovo la sovrainterpretazione non c'era, perché se c'è un pregio del testo di Google che citavo prima è una ricerca archivistica impressionante, tra l'altro di archivi disseminati in gran parte del subcontinente indiano. Ecco, questo era soltanto per dire che forse non è neanche più tanto utile posizionarsi rispetto a questo e quello, quanto forse vedere quello che ci si può cavare di utile da quell'ambito di studio ormai privo di forma, di profilo. Insomma. Sì, posso dire. Alberto? Sì, c'era qualcun altro che mi aveva fatto un segno? No, vabbè. Sì, però sarei d'accordo che c'è un problema, se c'è un'industria culturale che ci frulla tutti quanti in questo modo. E Franco Ramella non verrà mai tradotto in indiano, per dire. Mentre noi ci becchiamo Gua come se fosse una meraviglia, tradotto in italiano, ci sarà un problema, no? Un problema del descrivere le mappe analitiche all'interno delle quali ci muoviamo. Gua scrive in inglese, ma nessuno lo conosce fino a che non lo pubblica un grosso editore americano. Cioè che riprende i suoi studi di 15 anni prima e li fa diventare qualcosa di Gua. Per cui anche lui è stato frullato da questo. Sì. Nel senso, frullato anche perché inserito in un ambito di studio dove c'è Derrida, dove c'è, che proprio non ha nulla a che fare con la sua formazione di un uomo che ha adesso un no, ho capito, il mio punto è che uno alla fine avrebbe diritto a alzarsi e quando Peter Buck ti fa l'elenco di tutte le cose importanti e ci mette cose di questo genere qui, potrebbe alzare il ditino e dire guarda che saremo anche l'ultima provincia dell'impero o il 51esimo stato degli Stati Uniti senza diritto di voto, però magari queste cose qui già 40 anni o 50 anni fa venivano fatte, quindi insomma il culto che tutti noi abbiamo perché abbiamo il rimbalzo che ci viene dai media secondo il quale tutto ciò che viene fatto in qualunque università americana o inglese è meraviglioso. Forse dobbiamo in modo militante liberarcene, forse dovremmo essere un pochino più autonomi da questo punto di vista. Io non credo che ci sia questa lettura. Come? Sì, così. Prego.
Sì, va bene, ma insomma, questo era il punto, voglio dire, un pochino liberarsi dall'idea che qualunque cosa rimbalza sulla sponda anglofona e ci ritorna è un oggetto di culto automaticamente. Beh, no, però voglio dire, io eviterei anche alla fin fine non vorrei che dopo ci fossero orientalismo di ritorno, perché questi, perché hanno un nome esotico, pensare che dicano le stesse cose, perché non è assolutamente così, cioè all'interno della storiografia indiana legata a questa cosa ci sono gente che si offenderebbe ad essere considerata appunto postcoloniale, perché proprio hanno una formazione culturale in cui riferimenti sono molto più, se vogliamo, tra virgolette, tradizionali. Per cui, certo, cioè, voglio dire, certo, capisco lo spunto critico tuo, appunto. Però, ecco, evitiamo poi di buttare avanti tutto perché è stato frullato dallo stesso fondatore. No, avrei piacere che quando si cita Gua si... è un paradosso, adesso non voglio farmi Franco Rapella la mia bandiera, avrei piacere che quando si cita Gua si citasse anche Franco Rapella, per dire, ma è veramente un paradosso, adesso non mi compensate che io sia un sostenitore a spada tratta di Franco Rapella per l'eternità. Fosse solo la media, io mi diverto da solo. Ma no, dai, per dire una cosa, dai, una sola fine, è possibile che in una studi subalterni, no? Non so se vi ricordate Stefano Merli, ad esempio. Io personalmente, quasi 40 anni fa, ho fatto una serie di cose, per amor di Dio, c'era un po' di Gramsci, c'erano velleità giornalistiche, tra l'altro l'Accademia non gradì molto, e però dire, tutte queste cose scompaiono. È giusto dire che se prendiamo un peso quello che ci viene dall'Accademia Americana, dall'industria popolare statunitense, e non viene fatta un'analisi di tipo storiografico su quello che è stato per l'Italia, probabilmente legatissimo alle questioni anche di lotta politica degli anni 60 e 70, dico io e Franco Rapella eravamo nella relazione di una rivista che si chiamava Classe, che aveva un hotel politico e uno storiografico dove si sbattevamo per fare queste cose. Non so, io probabilmente sono fuori squadra, ma anche per la storia di altre cose che la calcio di storia riprende in mano, per la storia dei sentimenti, della soggettività, della sessualità. Mi viene da ridere a pensare che tutte queste cose io e altri in Italia le avevamo fatte 20, 30 anni fa. Scompaiono perché anche nella memoria non ci sono, cioè se tu guardi la bibliografia quando parli di queste cose è tutta quanta una bibliografia che si perde sugli studi fatti negli Stati Uniti, nei paesi di lingua inglese, basta, non so, io forse sono greco, sarò uno storico di campagna, ma ho dei sani sospetti su queste cose qua. Gigi. Io ho un sospetto. Con la richiesta poi a tutti di essere brevi, perché noi abbiamo un'assemblea fra 20 minuti, quindi io vogliamo sospetto fare che questo dibattito è appassionante anche troppo, nel senso che risveglia troppo in me la vecchia abitudine di concepire tutti i problemi un po' su specie, ovviamente, della politica, perché la nostra formazione iniziale era stata quella, in sostanza, anche. Questo però sarebbe sbagliato. Io quello che cercavo di dire un pochino prima fra le righe è che, per esempio, io nel mio piccolo campo ho cercato di vedere se ci sono le ragioni intrinseche alla disciplina per cui l'immagine e il visuale emergono già prima che ci sia la svolta linguistica e hanno delle loro strade, eccetera eccetera, perché è vero che c'è la politica, è vero che c'è il mercato editoriale, però ci sono i profondi processi di trasformazione dei linguaggi e della comunicazione che, pur non essendo un fatto politico immediato, stretto come in quel caso editoriale, chiaramente comportano una differenza nell'uso della velocità dei linguaggi che, in un certo senso, anche se non cambiano come nel caso della fotografia fisicamente il mezzo, però in pratica possono cambiare un po' il senso, la modalità di trasmissione, eccetera. Questo non è meno politico, secondo me qui è il punto di incontro vero, dove però ci dovremmo un pochino cercare di incontrare e di soprattutto di spulciare, come diceva Capuzzo, cioè di vedere l'utile e di cercare di
andare avanti su questo terreno, perché se no, se ritorniamo troppo sul terreno immediatamente politico, fatto salvo, questo l'ho detto prima e lo ridico, che nel nostro caso non c'è stato, ma una riconsiderazione, e non era il nostro intento, ho cercato di dirlo, ma una riconsiderazione del ruolo specificamente italiano. Io per esempio non posso non citare Ginsburg quando parlo di queste cose, perché la microstoria non a caso si colloca proprio, cerco di dimostrarlo, in perfetto parallelismo con le, e sono cose importanti che spesso non sono, ora magari si cominciano a essere anche. Basta. C'è sulla temporalità, sulla struttura temporale di cui abbiamo anche oggi variamente accennato, c'è un amplissimo, lunghissimo discorso che io chiamerei disco rotto sul tempo circolare, sul tempo diretto e reversibile, che è anche molto importante per Coselec, eccetera. È utile sapere che già Democrito dimostrò come l'eterno ritorno produce un tempo diretto, eccetera. Però c'è sempre qualcuno che l'ha già detto una volta, ma ci serve, cioè, è anche giusto richiedere che si legga di nuovo su questo, però ci serve naturalmente quando, diciamo, nella società c'è un discorso che prevale, eccetera, ecco certi limiti. A un certo punto sono d'accordo, cioè partiamo parlando di cose concrete, poi analizziamo tutti gli argomenti, puoi trovare nella filologia classica, le impostazioni, però ci stiamo parlando, stavamo parlando in questo momento. No, perché, prima che tu arrivassi, venne giustamente reclamato la mancanza, e poi ho cercato di spiegare come era venuto, che non si approfondisse questo aspetto sul caso italiano. Perché in effetti c'è stato una che adesso non ripeto, e noi l'abbiamo colto come suggerimento che porteremo dentro la rivista. Questo potrebbe essere, non per dire che è già stato fatto, eccetera, ma una riflessione proprio su questo aspetto anche. Quindi, come dire, adesso abbiamo attualmente un borgo piacevole da gestire con i saggi che abbiamo chiesto ai giovani per il nostro ventennale, quindi potremmo vedere come collocarlo nel tempo, ma noi potremmo suggerire, cioè riferire nella rivista che c'è stata questa richiesta anche di focalizzare sulla storiografia italiana, dove si potrebbe per esempio anche problematizzare proprio questo aspetto. Grazie. Su questo aspetto proposito.